Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Anche nella nostra regione si inizia a parlare dei vaccini anti-Covid. Circa 30.000 verranno consegnati alla regione Abruzzo per iniziare la vaccinazione dei primi corregionali ad inizio anno, e dunque si prevede che per la fine di gennaio, insomma per il mese di gennaio comunque, ci siano le prime dosi del vaccino tanto atteso. Sentiamo Paolo Renzetti. Sono previste sì per la seconda metà del mese di gennaio l'arrivo in Italia di circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino. Naturalmente sappiamo che le quote di accesso sono in base alla popolazione, e all'incirca a noi dovrebbero arrivare in questa prima tranche dai 30 ai 40 mila dosi di vaccino. E sappiamo che però ogni persona dovrà fare almeno due somministrazioni, perché così come avviene per l'influenza, quando ci si vaccina per la prima volta c'è bisogno di due somministrazioni. Abbiamo presentato lunedì, come insieme alle altre regioni, il nostro piano regionale, perché come ben ormai conosciuto è fondamentale gestire la catena della custodia del freddo. Sono vaccini che devono essere custoditi a meno 80, e quindi abbiamo eletto come sedi di stoccaggio le strutture ospedaliere, quelle principali, e con possibilità anche poi di smistare agli ospedali più periferici. La cosa importante è che appunto dovremmo in pochi giorni vaccinare, quando saranno disponibili le dosi, gli operatori sanitari dei presidi ospedalieri e delle strutture distrettuali, e i soggetti fragili che sono in ricovero o ospitati nelle residenze per persone fragili. E sicuramente le popolazioni target sono quelle degli ultra 65 anni, dei soggetti fragili a tutti, a tutti gli effetti, tutti gli operatori sanitari, che in Abruzzo sono una cifra importante, oltre 60.000 unità, e poi c'è tutto il mondo dei bambini, che sappiamo che sarà importante vaccinare i bambini e gli adolescenti, proprio perché l'età evolutiva è un'età ad alta circolazione del virus e potrebbe anche garantire anche un rientro sereno a scuola. Purtroppo la disponibilità dei vaccini in generale non dipende da quello che viene pianificato e programmato. Come ben sa, spesso alcune multinazionali poi vanno in default produttivo e ci riservano delle sorprese, per cui si è continuamente alla ricerca di situazioni di importazione o di procurement differente da quello che è la programmazione. E noi sappiamo benissimo che insieme alla vaccinazione è anche importante gestire bene la terapia, per cui abbiamo anche messo in piedi una procedura di presa in carico sia diagnostica che terapeutica da standardizzare per tutti i cittadini abruzzesi. Molto importante, infatti, come abbiamo visto, è un trattamento e una presa in carico precoce, perché sottovalutare alcuni sintomi come la febbre persistente o una tosse strana o una ossigenazione non idonea può portare poi a quei quadri drammatici che avvengono nelle terapie intensive. Andiamo avanti, aprirà entro la prima settimana di dicembre il drive-in nell'area Fiera a Lanciano, e contestualmente sarà sospesa l'attività ad Atessa per consentire l'apertura delle cantiere per i lavori al pronto soccorso. Questo è l'impegno della Direzione Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti in una nota del dirigente del settore lavori pubblici al sindaco, in una nota al dirigente del settore lavori pubblici del comune di Lanciano e al sindaco Pupillo. L'arrivo dei container resi disponibili dalla Protezione Civile è previsto per il 1° di dicembre alle ore 9. Intanto lunedì prossimo ci sarà il sopralluogo dei tecnici dell'AS e del comune per definirne il posizionamento. I contagi si stanno spostando nella nostra regione dall'area interna verso la costa. Nelle scorse ore era stato soprattutto l'Aquilano ad essere interessato da un numero alto di contagi assieme alla provincia di Teramo, adesso il Pescarese la provincia più colpita. Allora sentiamo l'intervista a Paolo Fazzi.
Noi non possiamo, per un dato che al momento è solamente di uno o due giorni, diciamo così, pensare che ci sia un trend e quindi la tendenza ad avere un maggior numero di casi positivi sulla costa piuttosto che nell'entroterra. Quindi dovremmo sicuramente aspettare qualche giorno e poi magari ragionare sui numeri e vedere quindi quella che è la vera tendenza. Semmai c'è da dire che questo lockdown morbido sicuramente sta dando i frutti sia nella nostra regione che nel resto della nazione, del paese, e in effetti noi osserviamo un minor numero rispetto al recentissimo passato di casi letali, di casi che sono andati in rianimazione, di casi globalmente che sono stati poi, hanno richiesto un ricovero in ospedale. Sono preoccupato sia da medico che da cittadino, perché abbiamo riscontrato che nel recente periodo estivo purtroppo molte persone non portavano praticamente mai la mascherina, ci sono state assembramenti, feste e quant'altro, e quindi poi la situazione attuale in realtà è figlia di quella situazione di non attenzione, ecco, generale. Quindi ovviamente un po' sono preoccupato, perché le feste di Natale sono molto sentite in Italia e da noi forse in particolare, per cui si ha appunto la voglia di abbracciarsi e di abbracciare dei familiari o degli amici, eccetera. Bisognerà stare molto molto attenti. Non mi stanco mai di ripetere che un atteggiamento comportamentale congruo, l'uso della mascherina è fondamentale. La mascherina non fa circolare il virus. Fondamentale è anche il lavaggio delle mani, ovvero l'uso di gel idroalcolici, come tutti quanti ormai sappiamo, e fondamentale è anche evitare gli assembramenti, quindi le feste con una numerosità di partecipanti importante. E certo, adesso durante le feste di Natale si è propensi a riunirsi in casa, e vedremo innanzitutto cosa dirà il Premier Conte, vedremo cosa diranno i governatori in ottemperanza a delle norme o dei dettami che verranno da Roma, e che Dio ce la mandi buona, perché oggettivamente un po' di preoccupazione c'è. Andiamo nella Marsica. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri, dopo il sopralluogo ieri sera nella tenso struttura allestita fuori nell'ospedale di Avezzano, annuncia che nel giro di due settimane il nosocomio marsicano dovrebbe tornare ad essere Covid free. Poi risponde anche alle polemiche seguite al servizio denuncia mandato in onda dalle Iene sulle condizioni igienico-sanitarie all'interno dell'ospedale, bollandole come strumentalizzazione. Vediamo il servizio con l'intervista di Gioia Chiastri. Ieri sera abbiamo avuto un sopralluogo con la presenza diretta del presidente Marsilio e del manager Testa, dove sono state prodotte le certificazioni dell'agibilità della tensostruttura. Una tensostruttura che solo ieri sera ha visto ultimati i lavori, quindi per innanzitutto rispondere a tutta una serie di provocazioni che ci sono stati nei giorni precedenti, strumentali e poco corrette. Una tensa struttura che, grazie a un impegno importante della sezione ingegneristica dell'ASL, ha prodotto una struttura coibentata, riscaldata in maniera ottimale, verificata personalmente ieri sera, che prevede 15 posti letto di supporto al pronto soccorso con stanze singole e con almeno 6-7 bagni a disposizione. Ma l'impegno dell'ASL, della Regione e del Presidente stesso è quello di riportare l'ospedale d'Avezzano ad ospedale Covid free. E questo è stato fatto grazie anche alla possibilità di stabilire una convenzione con la Casa di Cura Immacolata di Celano, dove ospiterà 67 posti letto, quindi di pazienti Covid, più estendibili addirittura a 85. Inoltre c'è stato anche il reperimento di ulteriori posti di circa 40 posti letto al San Raffaele di Sulmona per decongestionare l'ospedale di Sulmona e quindi tornare ad un ospedale
free, Covid free anche sul Mona, oltre ai già attivi 30 posti a Tagliacozzo. La sicurezza dei cittadini è al primo posto di tutti. Io faccio il medico, sono un medico che non si è risparmiato nonostante la doppia veste politica e sanitaria, sono un medico che ha cercato e ha dato assistenza domiciliare a tutti quelli che me l'hanno chiesta e sono stato vittima di Covid. Consigliere, probabilmente prossima settimana partirà questo grande progetto che riguarderà la provincia dell'Aquila, un progetto anti-Covid dello screening di massa. Già venerdì, sabato e domenica prossima ci sono alcuni comuni che sono pronti e inizieranno questa opera di testing globale di tutti i residenti della provincia dell'Aquila e la settimana successiva completeremo con gli altri comuni. Per concludere, lei ha visto ultimamente la trasmissione Le Iene, che idea si è fatta? Guarda, lì veramente un no comment, perché strumentalizzare i disagi, strumentalizzare la malattia, strumentalizzare la sofferenza è una cosa che a me dà un senso di vergogna. Lo dico e lo riaffermo che ci siano problemi, ci siano stati problemi, nessuno lo nega, però in una condizione di emergenza prima di tutto salviamo vite. Voltiamo pagina, nel 2023 anche Teramo potrà offrire tra i servizi agli studenti universitari una casa dello studente con 210 posti letto, una rivoluzione per la città e per l'università che per prima ha creduto e finanziato questa opera. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Tra l'aggiudicazione dei lavori e la realizzazione definitiva si dovrebbe arrivare a luglio 2023. Stiamo parlando dell'ex rettorato in Viale Crucioli a Teramo, dove sono partiti i lavori di demolizione del complesso immobiliare per realizzare la nuova residenza universitaria destinata ad ospitare 210 posti letto. Un risultato importantissimo per il capoluogo aprutino e per la vita degli studenti che studiano in città. Un'opera per la quale l'Università degli Studi di Teramo per prima si è impegnata strenuamente sin dal 2013 e sulla quale ha già investito 9 milioni di euro, il valore della vecchia sede concessa in comodato d'uso all'AZU, come spiega il magnifico rettore Dino Mastrocola. Tutto questo è un'idea, un grande impegno dell'Università di Teramo che porterà veramente alla realizzazione di una grandissima opera. Un'opera che io ho definito avveniristica, che ovviamente inizia già dal 2013 con l'impegno del rettore D'Amico, che non finirò mai di ringraziare, quindi con la razionalizzazione delle sedi, e ricordo che questa sede poi con i vari terremoti è diventata anche non agibile. Abbiamo deciso di presentare questo progetto al MIUR, che è un progetto, ricordo, di cofinanziamento, quindi è molto importante il valore intrinseco di questo stabile, di questo stabile complesso edilizio, che è stato valutato circa 9 milioni e insieme con un'altra operazione che ritengo molto importante, insomma di alta politica, perché gli allora parlamentari sono riusciti a recuperare circa 3 milioni dai fondi del cratere e questo ha portato alla possibilità di cofinanziare l'opera, ripeto, per circa il 50%, poi il MIUR, visto che l'Università di Teramo è una delle poche che non ha ancora la casa dello studente, ha finanziato il restante. Quindi questo ci consente all'Università di Teramo, ma direi all'intera città, all'intera provincia, all'intera regione, di avere una struttura, dicevo prima, avveniristica, quindi pensata proprio con bioedilizia, quindi delle soluzioni molto innovative, estremamente inclusive, quindi anche per quanto riguarda i ragazzi che possono avere disagi diversi, quindi non ci sono soluzioni per ragazzi portatori di handicap, ma tutti sono uguali, quindi questo è un aspetto che mi piace moltissimo. Attualmente Teramo è tra le rarissime città universitarie a non disporre di una casa dello studente, ancora per poco però, il cantiere è aperto e i lavori speriamo procedano speditamente. Sabato e domenica prossimi si terrà la 22esima edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio dei Premi Flaiano. Vediamo.
La cultura, come ha detto lei, non si ferma, non può fermarsi in questo momento drammatico che stiamo vivendo. Credo che sia una forma anche per aiutare le persone e anche a trascorrere quel tempo che dobbiamo necessariamente, per il quale dobbiamo necessariamente stare in casa. Il Festival del Cortometraggio giunge alla 22ª edizione. Ci terrei a sottolineare il tema, cioè scrittura e immagine. Questo festival è nato proprio per chi scrive per il cinema e il cortometraggio ha una funzione molto importante, anche perché è quel tipo di, diciamo, di film breve che può essere realizzato da tutti e non soltanto da chi evidentemente può utilizzare il meccanismo del cinema. Non possiamo, come sapete, avere spettatori perché i musei sono chiusi, ma utilizziamo quello che ci è concesso di usare, cioè la piattaforma MyMovie, per la quale sarà possibile prenotarsi e su cui si potranno vedere questi corti che sono davvero straordinari. La maggior parte sono di giovani molto bravi, devo dire molto promettenti, anche di paesi come l'Iran e la Tunisia che sono cresciuti tantissimo dal punto di vista cinematografico, ma soprattutto vorrei dare dei numeri che secondo me sono straordinari. 2380 paesi, chiedo scusa, 2380 corti sono pervenuti qui in associazione e 104 paesi da tutto il mondo. Questo vuol dire che Pescara è al centro di questo passaggio del cortometraggio, diciamo di questa anticamera verso i film più importanti, che anticamera assolutamente non sono, perché avrete modo di scoprirlo voi attraverso la visione. Sono storie brevi ma bellissime. Siamo arrivati adesso allo sport, partiamo dal calcio di B, dal Pescara, altri guai per il Delfino che dopo aver perso Raul Asensio, che si è fatto male nella gara di sabato contro la Spal, ora dovrà fare a meno anche di Edoardo Masciangelo per il match interno contro il Pordenone. L'esterno mancino ha infatti riportato una distorsione alla caviglia sinistra avvenuta durante la partitella di ieri pomeriggio ed ha dovuto lasciare anzitempo l'allenamento. Il calciatore nei prossimi giorni eseguirà strumentali per definire i tempi di recupero. Oltre a Masciangelo, out per il match contro i neroverdi di Tessera anche Drudi, Jaroszinski, Seter e appunto Asensio. Da valutare la possibilità di un recupero di Omeonga, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato, così come Ledian Memushai, che invece attende il via libera del tampone Covid per potersi aggregare con il resto del gruppo. Il tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini comincia la sua nuova avventura sulla panchina della Virtus Entella, prendendo il posto dell'ex allenatore del Teramo Bruno Tedino. Per Vivarini missione complicata, quella di riuscire a tirare fuori i Liguri da una posizione scomoda di classifica. Vediamo. Impressione molto positiva, l'ho detto anche a loro, perché mi sembra una squadra molto applicata al lavoro, mi sembrano ragazzi molto seri, quindi questo è alla base per qualsiasi tipo di risultato. È chiaro che bisogna ridare un attimino entusiasmo, bisogna ridare esuberanza e voglia di tirar fuori il meglio da loro stessi. Però io penso che hanno delle ottime qualità tecniche, quindi si ha la possibilità di giocare bene la palla e soprattutto anche sotto l'aspetto fisico di applicazione mentale e soprattutto anche di qualità condizionali importanti, quindi in linea di massima secondo me ci sono tutti i presupposti per uscire, diciamo, da questa posizione di classifica. Penso che la prima cosa che bisogna ottenere è quello che vuole l'allenatore sul campo, quindi di conseguenza questo lo si ottiene con il lavoro, diciamo, durante l'allenamento. Però conto molto sul fatto di avere una squadra, come ho detto prima, applicata e vogliosa di voler far bene. Prima riusciamo ad essere squadra come vuole l'allenatore, prima si fa il risultato, perché i risultati non è che arrivano dal cielo. Bisogna sempre guadagnarseli correndo meglio degli altri, facendo le cose nel modo giusto e quindi l'obiettivo in questo momento qua è quello, nonostante le difficoltà, perché comunque adesso andremo a trovare diciamo le squadre
più forti del campionato, perché giochiamo con la Spal, giochiamo con l'Empoli, giochiamo con Monza e poi abbiamo la Cremonese che diciamo si trova nelle stesse condizioni nostre, quindi sono tutte partite proibitive, però una alla volta l'affrontiamo con il piglio giusto e penso che riusciremo a far bene. Ora la Serie C, il Teramo, il centrocampista Pedro Costa Ferreira torna sulla sconfitta di domenica contro la Ternana e riconosce l'attuale superiorità degli Umbri, ma ammette che il Teramo deve fare un salto di qualità quando gioca fuori casa. Sulle sue prestazioni il portoghese para le critiche e dice: sono abituato ad essere messo in discussione. Ma in maniera positiva, perché a parte che abbiamo ancora da imparare, abbiamo visto dai giocatori più esperti quali erano la Ternana, il modo in cui ci hanno messo in difficoltà, ci hanno aggredito, ci avevano tutti in quella partita, sono stati molto bravi. Però ecco, noi in queste settimane e nelle prossime cercheremo di lavorare duramente per arrivare comunque al loro livello, perché abbiamo visto che è veramente una grande squadra e non ci manca più di tanto per arrivare a quel livello, però ecco, nei piccoli dettagli loro sono stati sicuramente più bravi. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. Ad oggi siamo già riusciti a migliorare, però ecco, non è il campionato, anzi, quindi cercheremo ovviamente di migliorare sempre di più la posizione in classifica. Questo non è detto che magari vai a vincere o arrivi secondo, comunque mancano tante partite, avremo partite difficilissime, quindi ad oggi siamo riusciti già a migliorare, è già un piccolo passo. Dovremmo ancora migliorare ovviamente, ma è già un gran passo questo. Ma io sono abituato ad essere criticato, figuriamoci, fa parte del nostro mondo, soprattutto io che vengo messo in discussione, dovevo andare via, di qua, di là, e quindi, però guardando la partita di domenica, io l'ho rivista, non mi sembra di aver fatto peggio delle altre volte o meglio delle altre volte, è stata la stessa partita come col Palermo, come non so, adesso col Monopoli che avevo segnato. Eravamo in partita, non abbiamo sofferto da quella parte, lo ripeto, e quindi non giocavamo contro la Ternana, non giocavamo contro un'altra squadra penultima, ultima in classifica. Sulla sinistra abbiamo sempre sfondato, io e Tentardini li abbiamo messi in difficoltà da quella parte, non abbiamo mai sofferto i cross di Defendine né parti pila, a parte in quell'azione che poi è da valutare altre cose. Stavamo facendo bene sulla sinistra, quindi non sono d'accordo su queste parole. Non cambierà assolutamente niente il nostro modo di approcciare, di giocare, di voler impostare il nostro calcio, di essere aggressivi come chiede il mister, anzi lo faremo ancora di più, con più convinzione magari, forse quello, un pochettino quello che ci è mancato, ci siamo allungati un po' tanto e loro sono stati bravi a trovare il trequartista tra le linee, Falletti che imbucava, e quindi però ci sta, ecco, trovare queste partite che giochi contro gente che ha alle spalle 200-300 partite nei professionismi, ci sta, ci sono anche gli avversari, c'è anche la bravura, come siamo andati a Bari a fare la nostra partita, abbiamo provato a farlo anche a Terni. A Ternana è in questo momento più squadra, quindi è riuscita a portare a casa i risultati. Migliorare l'approccio mentale soprattutto fuori casa, perché ancora fuori casa non siamo quella squadra che vediamo come Foggia, come col Palermo qua in casa al Bonolis. Quindi fuori casa sicuramente dovremo migliorare, perché ancora non abbiamo quella sicurezza, però ecco, lavorando, solo allenandoci e essere consapevoli della propria forza riusciamo a migliorarci, e magari già da domenica proveremo a imporre il nostro calcio anche fuori casa. In Serie D il Notaresco si gode la vetta del girone dopo aver travolto l'Aprilia, mentre per il Giulianova è crisi piena a seguito della sconfitta casalinga con la Cinzia Albalonga. La Vastese, dopo il pareggio con l'Agnonese, ora prepara il recupero di Aprilia programmato per domenica. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La mini tranche di recuperi di domenica scorsa in Serie D manda in orbita il Notaresco di Massimo Epifani. Qualche grattacapo a inizio match, poi il gol di Banegas e l'espulsione di Camara che lascia in 10 l'Aprilia, e la partita consegna agli archivi una goleada che vale il primo posto in classifica, anche se con una partita in più. Primato che il Notaresco potrà godersi fino alla ripresa normale del campionato, visto che il recupero Cinzia Albalonga a Campobasso, fissato per domenica prossima, è stato rinviato a data da destinazione.
Cinarsi, su istanza della società molisana, ancora alle prese con casi di positività al Covid. Proprio Campobasso e Notaresco si ritroveranno di fronte il prossimo 6 dicembre, data fissata nell'ultimo comunicato per la ripresa della Serie D. Un match che, oltre a riproporre l'incrocio di ex già visto lo scorso campionato, diversi giocatori del Campobasso, il DS De Angelis e il tecnico Cudini erano a Notaresco 2 anni fa, la partita testerà severamente le aspirazioni di due delle principali contendenti per la vittoria del campionato. Resta da capire se questo match si giocherà realmente. La Serie D è ancora in attesa di comunicare un nuovo protocollo validato che renda compatibile la disputa delle partite anche quando ci sono casi di positività in un gruppo squadra. Per un Notaresco che sogna, c'è invece un Giulianova che sta vivendo un incubo. La squadra di Del Grosso ha incassato la terza sconfitta casalinga su altrettanti match disputati al Fadini, quello che è sempre stato il fortino, dove il Giulianova ha posto le basi per raggiungere gli obiettivi stagionali. Ora è sistematicamente terra di conquista, anche per una Cinzia Albalonga sì cinica, ma che ha giocato oltre metà secondo tempo in 9 uomini. Una squadra senza mordente e idee di gioco, ultima in classifica, anche se con una partita ancora da recuperare. Dopo il match, Federico Del Grosso si è messo a disposizione di qualsiasi decisione della società. Il presidente Bartolini ha strigliato la squadra: si va avanti così, con fiducia al tecnico, in attesa di un'importante reazione, ma alla ripresa del campionato ci sarà il derby di Pineto, coi giallorossi chiamati a fare un'impresa. Ha mosso la classifica la Vastese, il punto con l'Agnonese può andare bene, sia perché c'è stata una rimonta dallo 0-2, sia perché le tante positività delle settimane scorse hanno reso difficili gli allenamenti. Vastese che sarà l'unica abruzzese a tornare in campo domenica ad Aprilia per il recupero della 5ª giornata. Lecito attendersi miglioramenti sotto il profilo del gioco e della tenuta atletica contro i pontini finora rimasti a secco nelle gare casalinghe. Rinviato anche il recupero Rieti-Porto Sant'Elpidio, il comitato interregionale ha stabilito che dunque domenica si giocherà il match tra Recanatese e Rieti. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. I nostri servizi sono disponibili on demand sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.